cari amici di Angoli, ben ritrovati come sempre. Siamo alle ultime serate da trascorrere insieme, ma ancora siete tantissimi all'appuntamento e quindi davvero grazie, grazie, grazie. E continuate sempre a scrivere anche alla nostra mail ad angoli@espansionetv.it. Partiamo con questa serata che ancora una volta sarà comunque all'insegna degli ospiti che sapranno intrattenerci con tante situazioni particolari. Di sicuro lo faranno i primi ospiti di questa serata. Sono collegati con noi Cristina Mondelli, che è vignaiolo, e insieme a lei c'è il marito Gigi Marson. Ragazzi, benvenuti innanzitutto e grazie per essere con me ad Angoli. Grazie a voi. Grazie a voi, buona giornata. Grazie. Allora, intanto alle vostre spalle c'è un panorama meraviglioso, ma comunque anche l'attività soprattutto di Cristina, perché lei è l'appassionata, lei che ci racconterà tantissime cose, insomma, nasce da una situazione davvero molto molto interessante, perché Cristina, tu di che cosa ti occupi? Sei vignaiolo, io ho detto in apertura di puntata. Quindi stai nella vigna? Esattamente, io mi occupo della parte pratica, del lavoro manuale, della vigna, quindi dalla potatura, tutti i vari percorsi che si fanno in vigna. Ma come mai questa... Senti un po', perché insomma stai con il marito lì, no? Di solito ora è ovvio che c'è parità di genere, quindi c'è parità di genere anche nella vigna. Però già tu parti dicendo, no, io mi occupo della parte pratica, della potatura. Insomma, quindi com'è questa questione? È una passione che hai da sempre? Come è iniziata la faccenda? Raccontami un po'. No, la passione è iniziata con mio marito, nel senso che lui è proprio un appassionato di vini. Io invece sono più un'appassionata di terra, di lavoro proprio manuale della terra e di stare all'aperto, a me piace lavorare all'aperto, per cui abbiamo unito queste due passioni ed è nato questo, fortunatamente, questo nostro sogno, insomma. Ma Gigi, tu sei appassionato di vini nel senso che tu te li degusti una volta già coltivati, imbottigliati, al fresco, serviti al tavolo, magari con un po' di salame, un po' di pane, com'è la faccenda? Purtroppo da buon veneto ho questa grande dote e virtù, pertanto me la sono trovata, non ho fatto niente di più. Diciamo che a me piace più la, più che degustazione, proprio bere il vino, ecco, la degustazione è già una cosa più da, con una sottile, cioè, per cui abbiamo trovato questa formula dove io sicuramente vado meglio, perché è andato di fatto, e insomma siamo riusciti a portare avanti un po' questo che era il nostro sogno, insomma, di coltivarlo e di soprattutto avere la cantina e riuscire a vinificarlo in proprio, cioè fare certo. territorio qua, questa mettere in atto, insomma, appunto la realizzazione di questo sogno, fare il vino. Quindi davvero una bellissima esperienza, diretto contatto con la natura, del resto diciamo questo scenario che avete alle spalle ce lo conferma, tra poco vedremo anche delle immagini bellissime perché ci avete inviato anche un video. Ma Cristina, torno da te, allora naturalmente voi vi trovate qui a Como, insomma siete molto vicini ai nostri studi, quindi coltivare uva e fare il vino proprio a Como. È una bella esperienza, ma soprattutto, insomma, come fate? Questa coltivazione funziona bene? Il clima è ideale? Il terreno è perfetto? Raccontaci un po'. Guardi, un'ottantina di anni fa già qui esisteva proprio un vitigno. Poi con gli anni è stato abbandonato, per cui la natura si è ripresa il suo spazio. Noi abbiamo fatto il filo, diciamo, a questo terroir per diversi anni perché non era nostro, poi alla fine ce l'hanno fortunatamente venduto, per cui abbiamo iniziato a impiantare questi vitigni resistenti e danno tantissima soddisfazione. È veramente un'esperienza unica e bellissima, anche perché qui intorno non ce ne sono molte altre di realtà come le nostre, per cui siamo veramente molto soddisfatti, fortunati e soddisfatti. Abbiamo fatto anche fare le analisi del terreno prima di fare gli impianti
e il terreno ci ha confermato che era un ottimo terreno per un vitigno a bacche rosse, per cui abbiamo pensato di fare questo. Ecco, un vitigno a bacche rosse, dici Cristina, raccontaci un po', sì, soprattutto agli amici a casa, quali sono le caratteristiche, perché scegliere questo vitigno per questo terreno e non un altro, quindi insomma dalla tua esperienza facci capire perché questa scelta e perché questo tipo di vitigno. E i vitigni resistenti li abbiamo messi proprio perché ci piacerebbe fare una cosa molto green, quindi meno trattamenti possibili e quindi è tutto naturale qua, proprio perché i vitigni resistenti sono stati studiati per evitare i classici processi per la peronospora e la filossera che normalmente nei vitigni normali, diciamo, convenzionali, occupano veramente, cioè hanno bisogno veramente di tanti tanti trattamenti, per cui gli antiparassitari, e noi questi abbiamo fatto questa scelta, siamo stati fortunati e i nostri vitigni sono resistenti e per il momento non hanno nessun tipo di malattia. Utilizziamo meno chimica possibile, per dire che non la utilizziamo, anche nella il concime usiamo, abbiamo due bestioline, usiamo per quanto possibile loro per aiutarci nella concimazione, per cui niente di serbanti, proprio il minimo indispensabile perché siamo vicini a casa e poi soprattutto l'idea è quella di fare una produzione, insomma, di qualità, ecco, magari poca ma di qualità. Poca, certo, ma speriamo un po' di più perché insomma tu Gigi sei un estimatore di questo vino, quindi se ne viene poco te lo bevi tutto tu e gli amici tuoi rimangono senza, quindi speriamo ce ne sia un po' per tutti quanti. Ma detto questo, quindi un tipo di coltivazione molto green, anche una filosofia di vita, abbiamo visto delle immagini bellissime, la ripresa dall'alto del vostro vigneto, ma Cristina, quali sono, diciamo, i momenti più importanti proprio per lo sviluppo della vigna, l'arrivo di questi grappoli d'uva che mi piacerebbe tanto vedere magari dal vivo quando sarà il momento? Ci sono dei passaggi cruciali che un pochino di preoccupazione te la danno, poi vedi che va tutto bene e quindi sei più serena? Certo. Beh, guardi, si passa da gennaio dalla potatura che si riparte, diciamo, perché la bellezza della natura è che ogni anno rinasce e poi in questo periodo stiamo molto attenti. Io veramente passo proprio, cioè passiamo insieme filare per controllare che tutto vada bene, perché non si sa mai. Abbiamo messo anche le reti antigrandine anche per gli uccelli, insomma, cerchiamo di limitare i danni possibili. E poi certamente fino a settembre è tutto da vagliare, insomma, certo, perché il tempo non lo possiamo prevedere, quindi... Diciamo, adesso siamo in fioritura, siamo dopo la fioritura e abbiamo visto che sembra veramente che anche quest'anno riusciamo ad avere grandi risultati. Il problema grosso è che tutta la gestione, per cui dalla sfogliatura a quello che abbiamo appena fatto la cimatura, viene fatta a mano su queste rive, su queste balze che sono molto lunghe e strette, no? E, insomma, in un metro 80 centimetri a mano devi percorrere quello che stiamo vedendo e insomma, non è proprio così facile, sarebbe... perché infatti mi domandavo se questa impostazione a balze del vigneto potesse essere più complicata, potesse richiedere più fatica nella gestione rispetto magari a un'impostazione più lineare. Detto... Quindi che cosa mi dite in merito a questo? Fatica? Hai colto proprio la differenza, che per noi era sostanziale, cioè nulla togliere ai vigneti in pianura che sicuramente... hanno i loro risultati e qui secondo noi è un altro mondo perché c'è proprio questo paesaggio, questa creazione che hanno fatto a suo tempo, è una cosa fantastica, declina sul Valletto e proprio ha un'esposizione totale a sud, per cui tanta fatica ma veramente si paga. No, Cristina. Sì, l'unica cosa appunto è che qui devi fare tutto manualmente perché le macchine non entrano, quindi io quando vedo quei bei terroir con le macchine che entrano e fanno tutto, vabbè, insomma, sicuramente... Vabbè, però chi se ne importa, ne vale la pena di fare tutto questo, ragazzi? Brava, brava, brava.
Certo. Per me sì, perché io adoro stare qua, poi a me piace anche la solitudine, io quando sono qua anche da sola con lui, per l'amor del cielo. Se proprio c'è, dici, va bene che ci stia, però io sto bene anche da sola. Ma un'altra domanda, forse l'ultima, perché abbiamo giusto un paio di minuti, visto che è tutto così green, tutto naturale, tutto così bello, ma poi al momento della vendemmia, Cristina, tu stai dentro a questi contenitori con tutta l'uva, la PG2, che cosa succede lì? Sei bucolica anche in questo? No, facciamo la raccolta con gli amici che ci aiutano, i miei figli, e poi portiamo tutto in cantina e la riusciamo a vinificare in proprio, per cui bene, seguiamo proprio tutto dall'inizio fino alla fine, riusciamo a farlo noi. Bene ragazzi, passo per passo. È stato molto molto interessante, ma anche molto divertente, molto estivo, insomma, chiacchierare con voi. Io vi ringrazio per essere stati ospiti davvero di una delle ultime puntate di Angoli, perché domani venerdì 2 luglio chiudiamo. Io vi auguro davvero un'estate proficua per la vostra uva, magari ci rivediamo per un paio di battute in vendemmia, che dite? Volentieri. Va bene, allora grazie a Cristina Mondelli e a Gigi Marson e buona estate. Grazie. Alla prossima. Grazie a lei, grazie a tutti voi, buona giornata. Grazie anche a voi, rimanete lì, Angoli continua tra poco.